Io chiamo immediatamente Francesco Puorè, che è il segretario dell'Associazione Radicale di Milano Enzo Tortora. Ciao Francesco, ci sei? Ciao. Sì, ci sono. Perfetto. Ecco Francesco Puorè, facciamo entrare subito in video anche Francesco e aggiungiamo Francesco Puorè, che è segretario dell'Associazione, ripeto, Radicale Enzo Tortora di Milano, e aggiungiamo a questo, oltre che membro del Comitato Nazionale, e aggiungiamo a questa conversazione anche Lorenzo Lipparini, che tutti voi sicuramente conoscerete perché era uno dei rappresentanti di lista durante le ultime regionali, quello uno dei più valorosi, diciamo, nella battaglia contro Formigoni. Lorenzo Lipparini, che poi è anche membro di giunta dell'Associazione Radicale Enzo Tortora di Milano. Ciao Lorenzo, come stai? Ciao, tutto bene, voi? Tutto bene Lorenzo, tutto bene. Stavo raccontando le tue imprese contro Formigoni. Ormai sono imprese che risalgono al febbraio del 2010, passano gli Però anni e ancora parliamo di queste cose, quando in sembra che realtà qualcosa si stia i fatti sono ben chiari. appunto qualcosa però si sta finalmente muovendo, no? Da quello che sentivo In realtà si è sempre mosso tutto, solo che con una lentezza che è quella tipica del panorama della giustizia italiana. Il caso Italia si fa sentire anche in questo frangente relativo all'accertamento della verità. Se in Piemonte abbiamo avuto la sentenza di primo grado che certifica come false le firme della lista in appoggio a Roberto Cota che hanno determinato la sua vittoria alle ultime elezioni regionali, noi dobbiamo ancora cominciare il giudizio civile per dichiarare false i moduli che hanno portato alla candidatura e poi alla vittoria per il quarto mandato consecutivo di Roberto Formigoni alle elezioni in Lombardia nel 2010. Quindi nel frattempo abbiamo intentato un processo civile, un processo amministrativo, più di un processo penale, abbiamo avuto alterne vicende processuali, però insomma ancora nulla di certo siamo riusciti ad ottenerlo se non quello che tutti sanno, cioè che una grandissima massiccia opera di falsificazione, una grandissima truffa elettorale che è stata di fatto certificata dalle centinaia di persone che sono state audite e sentite dai pubblici ministeri di Milano, da Robledo, dal suo staff, che hanno dichiarato quelle firme che sono state depositate da Roberto Formigoni per partecipare alle elezioni sono firme che non sono quelle mie, non sono quelle della mia famiglia, persone che non ne sapevano niente, persone che non hanno mai neanche simpatizzato per il governatore Formigoni e si sono ritrovate nei suoi moduli, nella sua documentazione, hanno contribuito quindi alla presentazione di quella lista. Sono quasi 1.000 le persone in questa situazione dovremo vedere quanto tempo ci vorrà perché questa verità, questa ingiustizia che anche loro hanno subito venga certificata arrivando ad una sentenza in un tribunale italiano. Quello che noi non vorremmo è che la giustizia arrivasse dopo l'espletamento della il mandato. congettura nazionale dei 5 anni o addirittura la sua fine anticipata, perché sappiamo che Formigoni ha un grande interesse a fare carriera, ad andare a Roma, a fare il suo percorso politico che lo porti ad essere, come ha sempre detto, l'erede politico di Berlusconi e questo vorrebbe dire che riuscirà, se vorrà provarci, se insisterà a concludere il mandato regionale prima dei 5 anni e quindi sicuramente prima di una qualsiasi pronuncia del Tribunale italiano. Bene ragazzi, siamo subito entrati nel merito di quella che è l'iniziativa politica radicale a Milano. E io so che avete parecchie cose, c'è parecchia carne al fuoco per quanto riguarda l'iniziativa politica. Francesco, iniziamo un po' a tracciare quelle che sono le linee sulle quali si muoverà l'Associazione Radicale di Milano Enzo Tortora. Si è già mossa, diciamo, in queste settimane e poi soprattutto ragazzi ci avviciniamo al congresso, che sarà un congresso molto importante. Quali sono, come vi state organizzando e quale contributo innovativo intenderete portare anche voi personalmente come singoli militanti al congresso? Francesco, a te la parola.
Sì, guarda, diciamo che oltre ad esserci la scadenza del congresso, noi abbiamo anche un'altra scadenza che sarà il 20 di novembre, che è l'assemblea dell'associazione, dove sia io che la tesoriera abbiamo deciso di non ricandidarci, perché è già un po' di anni che facciamo questo nell'associazione, quindi lasceremo spazio a altre persone che vorranno candidarsi e vorranno mettersi a disposizione dell'associazione e di tutti i radicali di Milano che vogliono fare attività politica. Quindi il 20 di novembre c'è la nostra assemblea, che verrà trasmessa ovviamente via web, e ci sarà anche la possibilità del voto online, quindi avvisiamo tutti che chi vuole iscriversi da tutta Italia può benissimo farlo con un bonifico, oppure se riusciremo a rimettere a posto la questione PayPal sul nostro sito, anche tramite PayPal a breve. Speriamo di chiudere questa faccenda a breve, di modo che tutti possano iscriversi e tutti possano partecipare. Quindi, essendo a scadenza, abbiamo anche già programmato più o meno quelle che saranno tutte le iniziative fino al 20 di novembre, e sono parecchie, perché già ieri siamo riscesi in piazza sull'amnistia, al gazebo del Radical Party in piazza Cordusio con i parenti dei detenuti, ma poi in questo mese che ci vedranno arrivare alla nostra assemblea avremo parecchi appuntamenti sia sul testamento biologico, sia per la cellula coscione di Milano, sia per quanto riguarda uno spazio che daremo a Rientro Dolce lunedì dopo il congresso. Quindi, anzi, se volete trasmetterlo, noi faremo questa serata di Rientro Dolce lunedì 7. Ci sono appunto due appuntamenti per quanto riguarda le dichiarazioni anticipate di volontà e il testamento biologico. Una è organizzata da un'associazione toscana che si chiama Immaginarte, dal 4 di novembre al Teatro della Quattordicesima, che si trova, aspetta che adesso ve lo dico, poi comunque tutte queste cose sono visibili sul sito radicalimilano.it. Ricordiamo il sito www.radicalimilano.it. Esatto, c'è questa iniziativa dell'Associazione Culturale Immaginarte, che sarà uno spettacolo teatrale al Teatro della Quattordicesima in via Oglio 18, con la partecipazione sia di Beppino Englaro che di Mina Welby, e un altro appuntamento che verrà impegnati sia Beppino che Mina, sempre a Milano, sarà martedì 8 novembre per un appuntamento dell'Associazione Coscioni all'Urban Center in Galleria Vittorio Emanuele, dalle 18 alle 21. Comunque tutti i dettagli sono sul sito. E poi il 7 invece ci sarà questa serata dedicata a Rientro Dolce, anche qui ci sarà un monologo teatrale a cui poi seguirà un dibattito, quindi sicuramente tutte molto interessanti. Lunedì invece appunto cominceremo a prepararci anche noi al congresso, che sarà dopo 5 giorni, inizierà dopo 5 giorni con una pre-congressuale delle due associazioni, sempre sarà la nostra sede in via Marchesi de' Taddei, quindi dalle 21 chi vuole venire potrà comunque dare consigli e dare suggerimenti, oppure esprimere le sue opinioni se non potrà andare al congresso, di modo che magari qualcuno possa farle proprie e portarle in sede di congresso. Beh, ricordiamo poi che prima di ogni congresso, innanzitutto ricordiamo che sicuramente TV Radicale seguirà come minimo la vostra assemblea, ma poi potrà essere presente ad ogni vostro appuntamento, diciamo facendo anche la diretta per quanto possibile dove vi è la DSL. Al di là di questo, ricordiamo che prima di ogni congresso radicale vi è sempre un comitato nazionale di radicali italiani. Lorenzo, quello dell'anno scorso fu particolarmente concitato perché si parlava di sistema elettorale, no, è lui l'incolpevole che ci ha fatto votare col marsupio, nel senso che ognuno ci aveva detto il marsupio, le sue combinazioni di nomi, ed è venuta questa cosa fantastica, ci siamo tutti scoperti appassionati di lottomatica. No, veramente. Di sistema australiano, poi abbiamo scoperto che in realtà non è un sistema australiano quella che abbiamo introdotto, ma noi guardavamo all'Australia come il nostro
la nostra fonte di ispirazione, per cui c'è rimasta questa cosa. In realtà la modifica dello statuto è partita 2 anni fa, io mi sono fatto solo portavoce in congresso della proposta di superamento del sistema elettorale basato su liste bloccate che era in vigore fino a quell'anno, che prevedeva che per eleggere i 60 membri eletti al congresso, 60 membri del comitato nazionale, si dovesse concorrere con delle liste di candidati che poi eleggevano bloccate, nel senso con un proporzionale di lista e seguendo l'ordine di candidatura i membri. Invece la proposta era quella che si potessero avanzare le candidature individuali, quindi che chiunque potesse candidarsi senza avere dietro una lista, e che chi poteva invece votare questi candidati lo potesse fare esprimendo 5 preferenze in ordine di gradimento. Quindi la prima, certo. Lorenzo, ti voglio fare una domanda, la faccio ad entrambi, la faccio anche a Francesco. Ecco, dopo 2 anni tu dici si è arrivato in extremis proprio in zona Cesarini ad approvare a poche ore dell'insediamento del congresso un nuovo sistema elettorale. Al di là, diciamo, del merito del tipo di sistema elettorale adottato, alla fine poi non è che si sia dimostrato così poco ben funzionante il sistema, bisogna perfezionarlo probabilmente, però insomma ha funzionato alla fine. Però al di là di questo, non vi sembra che sia un pochino sbagliato, visto che vi era stato tanto tempo a disposizione, ridursi proprio alle ultime ore per una modifica di un sistema elettorale? Ve lo dico perché anche rispetto a questo congresso sta aleggiando il fantasma di una possibile nuova modifica, certo poi da far valere nel congresso successivo, credo dovrebbe anche valere, adesso non ricordo esattamente le norme statutarie e regolamentari, però discutere così a poche ore dal congresso di una riforma del sistema elettorale del comitato nazionale non mi sembra che sia poco corretto? Quest'anno vedremo come andrà. Posso dire che per quello che riguarda l'anno scorso, la modifica del sistema elettorale era già stata decisa dal congresso con una modifica statutaria, e si trattava di decidere il regolamento, cioè le modalità attuative operative per rendere effettiva la modifica votata dalla maggioranza. Sì, Lorenzo, congresso. Però ti dico questo, cioè l'errore si susseguono i comitati, no? Però ci sono tanti, stati prima di quel comitato, ci sono state tante altre occasioni per poter discutere, eppure non se ne discute. Sì, ma infatti ti stavo dicendo, in realtà è la manifestazione di una incapacità organizzativa, che però, nel senso, ci sono state diverse occasioni, anche diversi tentativi di arrivare ad un accordo prima di quell'occasione, purtroppo non siamo stati in grado di trovare un accordo prima sulle modalità da adottare, e quindi quella al comitato subito prima del congresso è stata un'estrema volontà di attuare in realtà la modifica statutaria, perché altrimenti non avremmo potuto fare niente. Quindi è stata proprio un agire all'ultimo, a tempo scaduto, ormai praticamente scaduto, però per la volontà proprio di dare seguito alle indicazioni ricevute al congresso. Quindi in questo caso era da giustificare questo sforzo aggiuntivo dopo averne fatti tanti altri prima. In questo caso invece, avendo di fatto già un regolamento che funziona, ricordavi tu, non abbiamo avuto dei grossi problemi in sede di scrutinio l'anno scorso, e non abbiamo avuto neanche, c'è da dire, dei risultati incredibilmente rivoluzionari, insomma il sistema ha funzionato e non ci sono stati grandi problemi, non si capisce perché dovremmo tornare su questo punto, visto che di fatto le cose hanno funzionato e non c'è stato un sufficiente lavoro di approfondimento che giustificasse di apportare modifiche. Ecco, prima di passare la domanda a Francesco, già che ci troviamo a Lorenzo, Don Volpi dalla chat chiede: non sarebbe meglio riproporre l'elezione online come previsto dallo statuto? Io sono d'accordissimo, infatti lo spirito era proprio quello, e lo statuto è sospeso. Io direi che non abbiamo bisogno neanche di cambiarlo, perché già è scritto tutto lì dentro. Si dice che tutti i diritti collegati allo status di iscritto devono essere possibili, devono essere attivabili sia online che offline. Tra questi diritti c'è quello di votare gli organi dirigenti al congresso. Io credo che noi dovremmo trovare, perché ci sono delle soluzioni tecniche e tecnologiche per poterlo fare anche da remoto, con lo spirito appunto anche delle candidature individuali, che aiuta in un qualche modo anche
utenti singoli e magari non inseriti nelle dinamiche di partito a proporsi e a candidare. Però questo non sono due cose incompatibili, io sostengo assolutamente che dovremmo trasformarci sempre più in un partito online, anche perché infatti è di fatto la nostra vocazione, ce l'abbiamo già scritto nei documenti costitutivi e sarà sempre più, io credo, il modo in cui potremo continuare ad operare con efficacia. Francesco, cosa pensi del voto online? Visto che poi l'abbiamo sperimentato, no? Con le elezioni, col congresso online anche di questa associazione, dell'associazione TV Radicale, abbiamo fatto tutto il congresso online anche con il voto elettronico, utilizzando il modulo di Drupal che lo consente. Cosa ne pensi del partito telematico? No, assolutamente, guarda, per quanto mi riguarda e anche per quanto riguarda la nostra associazione, noi abbiamo appunto fatto una modifica statutaria alla scorsa assemblea straordinaria che si è tenuta a luglio per eleggere il rappresentante dell'associazione all'interno del comitato, e abbiamo inserito appunto la possibilità di voto online regolata appunto dal regolamento di quell'assemblea. Quindi dalla scorsa assemblea straordinaria, e ci sarà anche in questa assemblea ordinaria, l'idea è quella di permettere il voto online, quindi siamo assolutamente favorevoli, anche perché abbiamo anche sostenuto quella mozione che c'era stata, quell'emendamento che c'era stato in congresso l'anno scorso, un paio di anni fa, perché questa cosa venisse attuata, quindi siamo assolutamente favorevoli. Io per quanto mi riguarda, io non potrò partecipare al congresso perché non ci sarò, e in caso di possibilità di candidatura e di elezione online avrei potuto candidarmi, quindi questa cosa non credo sarà possibile, quindi io non sarò nel comitato nazionale dell'anno prossimo, quindi poco male, voglio dire, ce ne sarà uno in più, magari qualcuno nuovo che potrà provare questa bella esperienza, però sicuramente sono assolutamente favorevole. Neanch'io ci sarò nel comitato, perché neanch'io parteciperò al congresso a causa imprevisti lavorativi, diciamo positivi. Allora, c'è Aiva in chat che chiede di specificare che lo spettacolo teatrale del 4 novembre a Milano è apolitica. È apolitico, voleva scrivere. Come lo siamo noi dell'associazione culturale Immaginart, che ha sede a Palermo. È solo Iva, e appunto è una delle ragazze di questa associazione culturale che organizza lo spettacolo, al quale appunto hanno aderito più di 60 associazioni milanesi, quindi sicuramente un grande successo dal punto di vista di adesioni, e l'idea appunto è quella di formare, con una riunione anche precedente, un tavolo per cercare di aiutare il passaggio del testamento biologico, magari un registro a Milano, e poi di comunque creare un nucleo di associazioni appunto che siano su questa tematica almeno d'accordo. Ecco Lorenzo, c'è un'altra domanda che, diciamo, rivolgo a te per primo. Don Volpi chiede: cosa ne pensate dell'eliminazione dallo statuto delle parti congelate relative alla partecipazione online? Quindi è un po' la domanda che ti faceva prima. Io non lo vorrei eliminare dallo statuto, anche se mi rendo le conto parti congelate, lui dice, quindi forse quelle che impediscono, è l'articolo 9 dello statuto, ma di fatto sì, potremmo anche eliminarlo per una questione di correttezza, visto che sono completamente inattuate. Io invece, più che eliminarle, vorrei riprenderle e ridare vitalità a queste previsioni, anche perché quando furono inserite ormai 10 anni fa nei primi mesi, anni di vita del nostro movimento, in una maniera o in un'altra, con tutti i problemi che sorsero, però furono applicate e furono rispettate. Che a distanza di 10 anni non siamo in grado di organizzare delle lezioni online o della forma di consultazione degli iscritti che prevedano l'utilizzo di internet mi sembra inverosimile, quindi chiederei e insisterei al congresso e con i nuovi organi dirigenti perché queste parti congelate vengano desurgelate, insomma. Ho capito. Diciamo che
Il movimento radicale è stato per molti anni fermo sul fronte dell'online. Solo negli ultimi anni stiamo riprendendo un po' le file del discorso, però fu visto giusto 10-11 anni fa, quando nacque il movimento, si individuò proprio nel partito telematico il futuro. E secondo voi, quali sono gli aspetti, oltre a questo del voto, che occorrerebbe potenziare? Francesco? Ma guarda, sinceramente non, di altri aspetti, vabbè, non ne vedo, nel senso che la riforma elettorale che avevamo votato nelle notti lo scorso anno di comitati straordinari durante il congresso, potrebbe magari non essere quella perfetta, ma sicuramente, siamo riusciti a portare appunto una novità, quindi l'eliminazione delle liste bloccate e a far sì che quel nuovo metodo elettorale fosse applicabile al nostro movimento. Quindi sicuramente quello è stato un grande successo. Poi se si vorrà modificare, come ci sono voci, io spero che non venga stravolto del tutto, perché comunque sia la volontà del congresso che aveva votato quella modifica era appunto quella di eliminare le liste bloccate. Ecco, intanto c'è una polemica in chat che ti riguarda, Lorenzo. Americano dice, innanzitutto c'è Don Volpi che inneggia a Lipparini for President. Poi c'è Americano che invece polemizza e scrive, Lipparini, quello che ha sostenuto il sindaco di Milano e la sua battaglia contro D'Elia? Vabbè, non capisco cosa voglia dire Americano, perché non mi pare che tu abbia sostenuto battaglie contro D'Elia, a me non credo, insomma. No, 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 no. Innanzitutto volevo tornare un attimo sulle altre possibilità concesse dall'online. Nell'ultimo Esatto. comitato nazionale, nella mozione generale approvata, in realtà c'era uno spiraglio, magari lasciato un po' tra le righe, perché si diceva sperimentare, dare mandato agli organi dirigenti per sperimentare forme di consultazione degli iscritti in vista della partecipazione a prossime elezioni. Questo vuol dire, insomma, bisognerebbe cercare di rendere meno fumosa questa espressione, però credo che facesse riferimento proprio per esempio alla selezione dei candidati per eventuali nuove partecipazioni ad appuntamenti elettorali, che vorrebbe dire per la prima volta sperimentare una sorta di primarie interne. Ma ci sono altre cose che si possono fare con l'online, come appunto consultazione permanente degli iscritti su diversi temi, insomma, gli iscritti parlano, chiacchierano nelle ultime scelte dei nostri parlamentari, per esempio, in occasione di questi momenti si sono aperte delle grandissime discussioni nei forum, nelle mailing list, nelle chat, sono tutte cose che insomma stanno lì dentro, però il modo di farle emergere, magari anche contare all'interno delle strutture del movimento, secondo Consentimi me è un di dire una cosa, Lorenzo, già la difficoltà però che si è avuta nell'istituire uno strumento così semplice come una mailing list all'interno tra i membri del comitato, diciamo, dà la cifra delle difficoltà che potrebbero essere ad inserire tutte le belle cose che tu naturalmente Io ci credo che sia racconti. una questione di diffidenza politica, perché detto, cioè, o organizzativa, o antropologica, non lo so, come metterla giù, di fatto non ci sono né ci manca il know-how, perché abbiamo persone che su queste cose lavorano e sanno perfettamente come risolvere questi problemi, né ci manca, insomma, le competenze, la volontà, di farlo se decidiamo che quella è una nostra priorità. Ecco, forse ci sono delle resistenze e è arrivato un momento che le superiamo. Insomma. Su Assolutamente Delia, sì. no, giusto per dire, insomma, io avevamo la possibilità di candidare tramite il nostro consigliere comunale Marco Cappato delle personalità per Lambrogino d'Oro. Io vorrei aprire e chiudere subito una parentesi su Lambrogino d'Oro. Noi, la città di Milano, da 70 attestati di benemerenza della cittadinanza a persone che si sono distinte durante l'anno in opere particolarmente importanti dal punto di vista sociale in collaborazione con la pubblica amministrazione. Negli altri anni, quando fino all'ultimo mandato i consiglieri comunali di Milano erano 60, praticamente ognuno dei consiglieri comunali ne candidava uno e se non c'erano grandi problemi ognuno portava il suo candidato ad avere questa benemerenza, quindi
una cosa molto proporzionale, spartitoria, ognuno ha il suo candidato. Adesso addirittura i consiglieri comunali a Milano sono diminuiti per legge, sono diventati 48, sono sempre 70 però gli Ambrogini d'oro, quindi abbiamo addirittura... Allora questo è lo scompenso. E questo è il problema, quindi, e questo è il problema. No, no, nel senso, io contesto in generale il fatto che dobbiamo partecipare a questa logica di insignire persone di un premio che secondo me ha perso ogni tipo di vera rappresentatività. L'anno scorso, per fare un altro esempio, hanno dato il premio a un giocatore, un vecchio giocatore del Milan e uno dell'Inter. L'hanno dato a una discoteca e all'associazione delle mamme vittime d'accordo della... Lorenzo, però una cosa ti voglio chiedere: la reazione di Pisapia come la vedi? Guarda, io al di là del fatto in sé, no? Cioè, c'è sì, stata no, io ho letto la reazione di Pisapia. Pannella si è scagliato particolarmente contro, dicendo indecente Pisapia. Beh, io credo che effettivamente Pisapia non abbia colto una grande occasione per provare ad andare in consiglio a votare l'Ambrogino ad una persona che non lo merita. Detto questo, conoscendo come sono le dinamiche interne del comune, ha fatto la cosa il sindaco più scontata che potesse fare, più prevedibile purtroppo, perché le dinamiche sono queste. Anche se si dice tutti insieme il vento è cambiato, però la volontà di compiacere e di rimanere sempre sul cauto quando si tratta di fare delle scelte forti ma anche politicamente giustificate, tante volte insomma, viene abbandonata piuttosto per la volontà di non creare problemi. Non è il modo con cui si è arrivato alla candidatura e poi alle elezioni di Pisapia, per esempio, perché se avessimo dovuto usare queste criteri di precauzione quando si è trattato di scegliere il candidato sindaco del centro-sinistra, tutti indicavano Boeri come il candidato migliore per vincere contro Letizia Moratti, perché era più moderato, più presentabile, non aveva il suo passato fortemente caratterizzato come uomo di sinistra, beh, forse oggi non avremmo un sindaco di centro-sinistra. Quindi la logica che ha portato Pisapia oggi viene disconosciuta dallo stesso Pisapia, che invece cerca cose che non creino problemi senza andare troppo a leggersi e a conoscere le biografie dei candidati. Francesco, tu che ne pensi invece della vicenda Pisapia ed Elia? No, più che leggere le vicende dei candidati, secondo me Pisapia, visto il suo passato anche da avvocato, sicuramente l'idea di un Ambrogino d'oro ad Elia in questo momento, in questa situazione e con le carceri, con la battaglia dell'amnistia che stiamo portando avanti, sarebbe stato veramente un gran successo, perché comunque sia, se una persona sconta quello che deve pagare, la sua riabilitazione deve essere totale. Questa chiusura invece da parte di Pisapia, da un avvocato non ce la si aspetta. Nel senso da un avvocato con la storia poi di Pisapia, no? Esatto, da una storia come Pisapia, un altro avvocato sì, ma da un avvocato con la sua storia sicuramente una chiusura così netta su questa vicenda, cioè poteva benissimo non dire niente e poi non fare dichiarazioni precedenti e poi magari dare le sue spiegazioni in fase di voto, oppure non dare nessuna spiegazione e votare quello che voleva. Però veramente una chiusura così netta da lui non me la sarei mai aspettata. Lorenzo, una domanda a bruciapelo, se mi ascolti. Ascolto, ascolto. Chi sarà il nuovo segretario di Radicali Italiani? Se Mario Stadirini si ricandiderà sarà lui, io credo, ha ben fatto. Insomma, bisognerà aiutarlo ad essere sempre più determinato nella sua azione. Poi bisognerà capire se lui ha la possibilità di continuare a fare questo lavoro, considerate la sua situazione professionale, ma io credo che verrà riconfermato. E tu, Francesco, cosa ne pensi? Ma idem, cioè se Mario si ricandida non vedo un'altra strada, sinceramente, anche perché di altri candidati non se ne sente parlare, quindi non credo ci saranno grossi stravolgimenti all'interno dei Radicali Italiani,
ma penso che sia giusto dare un altro anno di lavoro a questo trio che quest'anno sembra aver fatto comunque molto bene. C'è Marco Marchese che contesta le vostre affermazioni su Staderini e propone Cappato Lipparini, il ticket Cappato Lipparini per la segreteria. E al presidente chi propone? Ma non lo so, non lo so, vediamo. Forse si autopropone, non lo so. Ragazzi, un'altra, siamo ormai addirittura d'arrivo con la trasmissione, è stato veramente molto piacevole conversare con voi. E quindi ricordiamo un po' di appuntamenti. Abbiamo detto il 20 novembre l'assemblea dell'Associazione Radicale Enzo Tortora di Milano. Dove si svolgerà esattamente? Nella sede? Si svolgerà esatto in sede, in via Marchesi Detta Dei al 10, dalle 11 del mattino alle 8 di sera, con una pausa pranzo che verrà autogestita dagli associati, si spera, però di solito è sempre stato così. Dalle 8, esatto. Dalle 8 del mattino si condivide. Francesco, dalle 8 del mattino a quando? Alle 11 del mattino alle 8 di sera. Caspita, quindi ed è una domenica, giusto? Ed è una domenica, esatto. Magari riusciremo a riprendere la fino alle 4 prima delle operazioni di voto, perché immagino abbiate previsto che poi da un certo orario in avanti ci siano le operazioni di voto. Sì, più o meno sì, dalle 18, però se voi seguite fino alle 4, guarda, riprendete praticamente gran parte del dibattito. Potremmo fare così, perché oppure anche fino alle 5, 5 e mezzo, okay. Vediamo un po', poi organizziamo il palinsesto, esatto. In modo da far entrare il maggior tempo possibile dell'assemblea. E poi in chiusura facciamo un collegamento, perché se è fino alle 22 mi hai detto, giusto? Fino alle 20, allora quando finisce il congresso, dopo che si sono svolte le operazioni di voto, facciamo un collegamento per proclamare gli eletti e tutti quanti gli altri, quindi sarà una bella giornata di TV Radicale, io ritengo. Quindi volentieri. 20 novembre, dalle ore 11 alle ore 20, su tvradicale.it ci sarà l'assemblea dell'Associazione Radicale di Milano Enzo Tortora. L'assemblea si svolgerà nella sede dell'Associazione Enzo Tortora di Milano, in via dei Taddei, se ricordo bene, giusto? Via dei Taddei, esatto. Esatto, a Milano. E tutti i particolari sono sul sito www.radicalimilano.it. Allora ragazzi, un'ultima domanda vi voglio fare prima di chiudere. Cosa ne pensate degli indignados che hanno sputato su Pannella e che l'hanno ricoperto di tutti quegli improperi? Francesco? Vado io? Ma guarda, io sono indignato più di loro per questa cosa, perché qualunque convinzione politica uno possa avere, quella forma di manifestare è la più sbagliata che possa esistere. Quindi un minimo di rispetto per chiunque ci vuole. In questa situazione non hanno dimostrato nessun rispetto e sinceramente si sono contraddistinti da tutto il resto degli indignados del mondo per la violenza negli atti e nelle parole che hanno usato. Quindi sicuramente non hanno fatto una bella figura, ma prima di tutto non l'hanno fatta loro. Quindi voglio dire, sono scene che si spiegano da sole, non c'è bisogno di commentare. Lorenzo. Ma guarda, io credo che sia sintomatico di una condizione umana e culturale prevedibile, in un qualche modo incorreggibile, che uno insomma vede da anni e purtroppo fa parte del nostro paese, e non è diverso, io credo, da quello che abbiamo letto e sentito su internet, sui social media. Cioè, se non eravamo agli sputi informatici, poco c'eravamo, perché la grande reazione di sdegno che abbiamo letto, visto, ricevuto un po' tutti quanti in quanto radicali era frutto innanzitutto della disinformazione e di un odio da tifoseria applicata alla politica, che non è proprio parte del modo in cui si dovrebbe svolgere un confronto democratico su qualsiasi tema. Purtroppo è la riedizione ennesima di pagine simili che vengono
dal passato è il segno di una grandissima immaturità di tutto questo popolo, che vabbè, non sarà la stessa cosa di chi incendia le vetrine, le auto, spacca e fa tutto, ma che denota una grandissima immaturità e arretratezza, sarà dovuta anche alla disinformazione, però io sento proprio una pressione, un odio che non dovrebbero fare parte del normale confronto politico. Bene ragazzi, ringraziamo Francesco Porè, segretario dell'Associazione Radicale di Milano Enzo Tortora, ringraziamo Lorenzo Lipparini, membro di giunta della stessa associazione, entrambi facenti parte del comitato uscente di Radicali Italiani. Auguriamo buona assemblea, sicuramente ci faremo nuovo qui a Milano prima dell'assemblea del 20 novembre. Intanto buon congresso ragazzi, per chi ci andrà, io e Francesco non ci andremo, buon congresso a Lorenzo Lipparini e a tutti gli altri compagni milanesi. Un saluto, ritorniamo nello studio, chiudiamo, ciao ragazzi, chiudiamo la comunicazione con Milano e ritorniamo a Roma e contattiamo immediatamente Gianni Colacione, perché è arrivato